abbiamo sentito quanto sia importante un approccio sistemico. E proprio in termini di approccio sistemico abbiamo provato a comporre la nostra tavola rotonda. La tavola rotonda ha l'obiettivo di confrontare settori diversi, industrie diverse che stanno affrontando questo tema e lo stanno affrontando non soltanto dal punto di vista della responsabilità sociale d'impresa, ma lo stanno affrontando anche perché ritengono che sia determinante per lo sviluppo del proprio business. Chiamo quindi i relatori della tavola rotonda, Giacomo Campora, amministratore delegato e direttore generale di Allianz S.p.A., Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, Riccardo Illi, presidente del gruppo Illi, Stefano Veniera, amministratore delegato del gruppo ERA. E come moderatore abbiamo di nuovo Enrico Sassoon. Grazie. Bene, grazie ai nostri ospiti, ma soprattutto grazie a voi che dopo 2 ore siete ancora qui e resistete imperterriti, ma spero che avremo qualche cosa di interessante da dirvi. Abbiamo sentito molte cose e una tavola rotonda in cui ci sono degli importanti rappresentanti di imprese di non solo di settori diversi, ma anche di dimensioni diverse tra di loro, ha il compito di andare a toccare con mano quelle che sono le politiche che effettivamente vengono messe in atto. Abbiamo sentito, soprattutto nella chiusura di poco fa di De Santi, certo tutto è collegato, certo i problemi sono globali e quindi le risposte devono essere globali, neppure la risposta nazionale è sufficiente se non è coordinata con quelle globali, però poi andiamo a toccare appunto le cose con la nostra mano e quando andiamo a vedere le cose da fare sono le cellule produttive all'interno di ogni paese che si occupano di fare le cose, no? All'interno di un framework che può essere nazionale o internazionale, le politiche sono molto importanti, ma naturalmente poi le azioni sono ancora più importanti. Allora non dobbiamo pensare che sia una realtà omogenea perché sappiamo che non lo è, ma ci sono delle realtà estremamente importanti, estremamente efficaci da questo punto di vista, ci sono molte best practice, molti esempi crescenti per fortuna, quale sarà il risultato netto lo vedremo, dobbiamo essere ottimisti, abbiamo sentito anche nel filmato, nell'ultimo insomma, che c'è la necessità di essere ottimisti anche se i segnali che vengono mandati come quello dell'abbiamo solo 12 anni non lo sono, ma dobbiamo superare questa visione apocalittica e essere particolarmente pragmatici e positivi. Benissimo, detto questo diamo la parola ai protagonisti. E vorrei chiedere subito, partiamo con un'industria che è, insomma, tradizionalmente una volta si chiamava industria pesante, è un'industria produttrice di beni e quindi sto evidentemente parlando di, dell'acciaio, insomma, quindi Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco, che è stato anche presidente di Federacciai. Credo che potremmo fare un primo giro di opinione anche di fatti, insomma, affrontando un quadro un pochino più ampio all'inizio di quelle che sono all'interno dei vari settori, diciamo, le politiche, le strategie messe in atto, le azioni concrete messe in atto e poi andiamo magari a focalizzare, a carotare un pochino di più sulle singole aziende, se credete, se volete anche esporre, diciamo, le azioni specifiche all'interno di ogni realtà aziendale. Ma partendo appunto, diciamo, da una realtà come quella dell'acciaio, una produzione estremamente energy intensive con una serie di problematiche che abbiamo visto anche recentemente nel nostro paese, come nel caso dell'Ilva per esempio, non sono molte volte semplici da affrontare perché esiste un trade-off, è un po' questa la domanda che io vorrei fare Antonio Gozzi nel chiedergli, diciamo, un overview sul settore, ma esiste anche spesso un trade-off tra l'investimento che occorre fare in ambiente, in qualità, in innovazione e quella che è la necessità di mantenere un'occupazione che non si può andare a penalizzare più di tanto. Il caso dell'Ilva è stato emblematico semplicemente perché lì, come spesso succede, non ci sono state le premesse, diciamo, per affrontare in maniera coerente e in maniera armonica questa problematica, ma è una problematica estremamente importante di cui dobbiamo tenere conto in un periodo di fortissimo cambiamento anche tecnologico, come l'abbiamo definito. Allora,
Professor Gozzi, una sua prima overview da questo punto di vista. Buonasera, grazie a ERA dell'invito. Duferco è un gruppo diversificato che si occupa di acciaio, di energia e di navi. Stasera naturalmente parlerò soltanto del tema acciaio. La sollecitazione è importante e in questa overview che mi è stata richiesta parto da un concetto. Nell'immaginario collettivo la siderurgia è a forte impatto ambientale e negli occhi e nella memoria degli italiani la siderurgia è stata identificata negli ultimi 5 anni con la crisi dell'Ilva. Però questo è un modo parziale e sbagliato di vedere la siderurgia italiana, perché su 25 milioni di tonnellate di acciaio che si producono in Italia l'Ilva oggi ne rappresenta meno di un quinto. I 4/5 sono tutti prodotti con la tecnologia del forno elettrico, e la tecnologia del forno elettrico è una tipica tecnologia a minore impatto ambientale, e gli industriali italiani, che sono tutti industriali siderurgici del forno elettrico, hanno del concetto di sostenibilità una visione molto precisa e chiara, anche perché se non lavorano continuamente sulla sostenibilità della loro industria, spariscono. Quindi questo è un caso in cui la sostenibilità è un tema di immediata sopravvivenza. Allora, alcuni pochi riferimenti per farvi capire che cosa vuol dire una siderurgia sostenibile. Allora, innanzitutto la siderurgia forno elettrico è la più grande macchina di economia circolare che esiste in Europa, perché noi non consumiamo risorse di madre terra, cioè non trasformiamo materie prime per fare acciaio, come fa la siderurgia a ciclo integrale, che usa carbone e minerali di ferro. Noi ricicliamo rottame ferroso. E questo è un processo infinito, perché è un processo propriamente di economia circolare. La siderurgia italiana del forno elettrico ricicla ogni anno 14-15 milioni di tonnellate di rottame. E se non ci fosse questa macchina di economia circolare, questo rottame probabilmente sarebbe in gran parte disperso malamente nell'ambiente. Secondo concetto, una tonnellata, per produrre una tonnellata di acciaio da forno elettrico, si emettono CO2 per solo un quarto di quelle che si emettono con la produzione di una tonnellata d'acciaio da ciclo integrale. E quindi anche dal punto di vista dell'impatto sul climate change, questa siderurgia è una siderurgia a bassissimo impatto. Stiamo ormai lavorando tutti su un concetto di waste zero. Non ci siamo ancora arrivati, ma contiamo di arrivarci nei prossimi 5-7 anni. Molti di noi hanno già, ad esempio, circuiti chiusi di acque di raffreddamento, cioè l'acqua che si utilizza è sempre la stessa. Praticamente ci avviciniamo a un 90% di riciclo dei nostri residui, dei residui delle nostre lavorazioni. Vorremmo arrivare presto al riciclo del 100%. Infine, guardavo i dati l'altro giorno, negli ultimi 30 anni la siderurgia forno elettrico italiana per unità di prodotto ha dimezzato i suoi consumi energetici in termini di elettricità e gas. Questo è avvenuto naturalmente con politiche di risparmio energetico che continuano, perché essendo l'energia la voce più alta di costo è ovvio che i siderurgici cerchino di risparmiare il più possibile sui costi energetici, ma è avvenuto anche attraverso forti impatti di produttività nelle nostre produzioni, per cui il contenuto per unità di prodotto di energia è progressivamente sceso. Da ultimo, stiamo cercando di lavorare intensamente con i rinnovabilisti sui concetti di PPA, cioè di Purchase Power Agreement di lungo termine. Oggi il tema per costruire impianti di energie rinnovabili
senza abusare degli incentivi che gravano sulla bolletta elettrica di tutti noi, il tema è quello di fornire agli enti finanziatori adeguate garanzie, adeguati collateral, che prima erano l'incentivo, il contratto quindi di ritiro dell'energia conterna, e oggi dovrebbero essere questi contratti a lungo termine per i quali dei soggetti energivori come noi possono giocare una partita molto importante, perché ovviamente, e chiudo su questa considerazione, avere contratti a lungo termine di acquisto di energia rinnovabile in cui la variabile della commodity non c'è, ma si compra soltanto CAPEX, è nel portafoglio energetico di aziende energivore una cosa molto interessante e sulla quale stiamo lavorando con intensità. Grazie, le chiedo ancora un supplemento, voglio dire, di opinione da questo punto. Abbiamo detto 30 anni fa, quando si è iniziato a affrontare questi problemi, gli ambientalisti li proponevano meritoriamente all'attenzione, non meritoriamente perché appunto avevano un atteggiamento estremamente anti-industriale, quindi andavano contro quelli che potevano essere gli sviluppi necessari, no? Le aziende rappresentate per esempio dalle associazioni industriali erano molto contrarie all'introduzione, diciamo, di un concetto di investimento in ambiente, che noi oggi sappiamo voler dire qualità, vuol dire innovazione, perché rivendicavano un problema o sottoponevano un problema di competitività internazionale. Ma nei fatti, allora, in questi 30 anni queste cose si sono verificate, gli investimenti si fanno, e quindi questo timore, diciamo, di perdere competitività non necessariamente emerge. Quindi ci dice, per favore, due parole proprio su come si affronta all'interno di aziende e di un settore così problematico in termini di consumi di energia, consumi di risorse, impatto ambientale e via dicendo, il tema degli investimenti quando appunto non c'è omogeneità nell'affrontare da paese a paese questa tematica. Ma questo è un tema europeo, nel senso che direi che dal punto di vista dell'industria siderurgica europea l'approccio è comune, e cioè gli siderurgici europei sono pienamente consapevoli del fatto che gli investimenti ambientali sono necessari per garantire la sostenibilità di lungo periodo dell'industria siderurgica in un contesto fortemente antropizzato come quello europeo. Anche in questo caso si pone una questione di concorrenza leale, nel senso che i siderurgici europei spesso sono spiazzati nei confronti delle siderurgie di altre aree del mondo che fanno del dumping, oltre che sociale, anche del dumping ambientale. E questo è un problema grave, perché naturalmente se proiettato stabilmente nel lungo periodo rischia di spiazzare gravemente e definitivamente la produzione di acciaio in quest'area del mondo. E bisogna ricordarsi che non c'è una sola grande area economica del mondo che è disponibile fino ad oggi a rinunciare alla sua produzione d'acciaio, per quello che questo significa in termini di filiera a valle, che in Italia è una filiera super eccellente, perché la filiera della trasformazione del metallo e della meccanica, anche in termini di competitività e di esportazione, è veramente una delle grandi eccellenze della manifattura italiana. Certo, quindi il messaggio è che questo tipo di investimenti, sia pure qualche volta determinato solo dalla regolamentazione e magari osteggiato per quelli che sono i suoi potenziali costi e le complessità, alla fine in realtà paga e sta pagando in maniera molto molto avanzata. Riccardo Illi, prendiamola come rappresentante di una tematica che ha a che fare con agricoltura, food, alimentare in generale. Ci sono, da questo punto di vista, l'abbiamo sentito insomma anche da De Santi, dei programmi importantissimi a livello mondiale. Ricordiamoci che siamo nel cinquantenario del Club di Roma, che aveva lanciato certi allarmi, diciamo un po' malthusiani, e siamo anche in una situazione in cui i goals di sviluppo, gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, tira fuori dalla povertà
miliardi di persone hanno ottenuto dei grandissimi successi e quindi si è riusciti a portare fuori dalla fame e da situazioni di sottosviluppo e di scarsa alimentazione, credo tra gli 800 milioni e un miliardo di persone nell'arco di 10-15 anni, e non si sperava certamente di poterlo fare così in fretta. L'ho preso un po' alla larga naturalmente, però una sua opinione dall'interno, diciamo, di quelle che sono le pratiche ambientali e di utilizzo delle risorse di un settore che per noi è veramente fondamentale. Buonasera, grazie anche da parte mia a Air Academy per avermi invitato a questo incontro importantissimo. Torno sempre volentieri sul luogo del delitto, perché sono stato per 3 anni consigliere di amministrazione di ERA, che è un'impresa che stimo moltissimo. Il gruppo che presiedo si occupa di caffè, questo lo sapete, ma forse meno sanno che ci occupiamo anche di tè. Abbiamo un'azienda in Francia, si chiama Damman, di cioccolato, l'azienda si chiama Domori, vicino a Torino. Produciamo anche vino, quindi abbiamo anche una produzione agricola di uva a Montalcino, Mastroianni, e poi una partecipazione minoritaria in una società che produce frutta candita e confetture. Quindi dal mio osservatorio riesco a seguire la produzione agroalimentare e quindi anche la produzione industriale, sia in un paese sviluppato come quello che ci riguarda da vicino, l'Italia, o se vogliamo in termini più ampi l'Europa, che in alcuni paesi che sono in via di sviluppo nella fascia equatoriale, dove viene prodotto sia il caffè verde che il cacao che il tè. Molto spesso lo stesso paese produce due, che io sappia, mai tutte e tre le materie prime. Per fare un esempio, il Brasile, che è conosciuto per la produzione di caffè verde, è anche un produttore di cacao. I cambiamenti climatici di questi ultimi decenni hanno avuto un impatto sia nei paesi sviluppati, in Italia in particolare. Cito due esempi: la gradazione alcolica dei vini di Mastroianni in una trentina d'anni sono passati da mediamente 13 gradi circa, anche un po' meno, a circa 15, e qualche volta vengono superati i 15 gradi. E qui non c'è stata una modifica nelle pratiche agronomiche, sono sempre le medesime, quindi è solo l'impatto del clima. Nel caso dei marroni, che è una delle materie prime usate da Agrimontana, che ha proprio come simbolo il marron glacé, ci sono delle annate in cui, a causa delle siccità, delle temperature troppo alte, ma anche di alcune malattie che sono conseguenza di questi cambiamenti climatici che colpiscono gli alberi, i castagni, ci sono dei cali nella produzione che definirei addirittura drammatici. La produzione viene quasi dimezzata, e comportando quindi un fortissimo aumento dei costi. Nelle zone tropicali invece sono soprattutto i fenomeni della siccità e del Niño, la Niña, soprattutto nella zona sudamericana, che colpiscono le coltivazioni. Un tempo in Brasile si temevano le gelate, l'ultima importantissimo che ricordo è del 1975, ce ne fu una successiva negli anni 80, che fece danni comunque di gran lunga minori. Quella del 75 fece morire alcuni miliardi di piante di caffè. Da allora, dagli anni 80, di gelate praticamente non si parla più, si parla invece della siccità, che nel caso del caffè colpisce le piante, perché queste ricevono il segnale per la fioritura proprio dalla pioggia. Quindi la siccità, oltre a colpire la pianta in sé, fa venir meno la fioritura, quindi rischia proprio di ridurre in maniera drammatica il raccolto. I grandi cambiamenti che abbiamo avuto negli ultimi decenni hanno riguardato un passaggio da un'agricoltura intensiva, che è quella che ci ha consentito di sfamare buona parte della popolazione mondiale, anche se, attenzione, i segnali di cui ho letto proprio nei giorni passati sono di un ritorno all'aumento della povertà e anche della fame nei paesi in via di sviluppo. Ma questa riduzione
significativa della fame in questi paesi è stata dovuta allo sviluppo dell'agricoltura intensiva, che si basa soprattutto sull'uso di prodotti chimici, sia fertilizzanti che anticrittogamici. Ecco, il grande cambiamento a cui assistiamo negli ultimi anni, che mira proprio a ridurre l'impatto sull'ambiente della produzione agricola, riguarda le produzioni biologiche, quindi si tende a utilizzare fertilizzanti naturali e non più chimici e possibilmente attraverso varie tecniche agronomiche a evitare l'uso di pesticidi e quindi l'uso di prodotti chimici. Credo che la grande sfida nei prossimi anni sarà proprio questa, e da questo punto di vista noto una sorta di schizofrenia del consumatore, perché se da un lato, come abbiamo sentito prima, ma lo confermo anch'io da osservazioni che faccio quotidianamente, l'attenzione del consumatore nei confronti dell'ambiente è modesta, l'attenzione nei confronti del risparmio energetico, che pur potrebbe portare anche dei benefici importanti al proprio bilancio familiare, è veramente modesto. Dall'altra parte l'attenzione per i prodotti biologici è in fase di crescita significativa ormai da diversi anni. E questo riguarda il consumatore, ma anche la clientela. In altri mercati, mi riferisco in questo momento a quello nordamericano, ci sono catene di supermercati che tendono a rifiutare l'acquisto di prodotti di aziende che non hanno una qualche certificazione, per esempio come quella bio o biodinamica. Questo è un aspetto interessante e secondo me anche il legislatore, non solo nazionale ma anche quello dell'Unione Europea, dovrebbe cercare di sfruttare questo filone dell'interesse del consumatore per i prodotti biologici, cercando di inserirvi anche il concetto del risparmio energetico, sia come aspetto del singolo soggetto, quindi come aspetto personale, che come aspetto collettivo. Grazie. Proprio su questo punto del nostro atteggiamento un po' schizofrenico, effettivamente noi dobbiamo riflettere su tante cose. Una di queste è anche il nostro orientamento verso la tecnologia. Ne abbiamo parlato relativamente poco fino adesso, ma certamente la rivoluzione verde già di decine di anni fa e anche quello che si è verificato negli ultimi 10 anni ha dimostrato che un utilizzo ragionato, compreso quello degli OGM volendo, porta degli enormi benefici, ma molto probabilmente ce ne saranno ancora di maggiori con le tecnologie ricombinanti dei prossimi anni, che già si vedono operare e quindi potranno, attraverso quelle che sono le ricerche in campo biochimico, in campo biomedico, in campo agronomico, portare a la domanda, diciamo, che noi possiamo porci è: tutto questo potrà portare effettivamente a un aumento della produttività, oltre che della salubrità dei prodotti agricoli e alimentari in generale nei prossimi anni, quindi forse non rispettare quel timore che lei diceva un attimo fa del ritorno a delle forme di povertà e di fame in giro per il mondo? Senz'altro la genomica è uno dei settori della scienza che ha un potenziale impatto enorme sulle produzioni agroalimentari, e anche in questo caso possiamo proprio parlare di una schizofrenia del consumatore, il quale, se da un lato propende per prodotti biologici proprio per evitare l'uso di prodotti chimici per la produzione agricola, dall'altro tende a rifiutare quelli che vengono chiamati comunemente OGM, e questo è anche comprensibile perché nella pratica della modifica genetica si tendono a prelevare geni da non solo specie diverse ma addirittura da generi, che ne so, animali, per trasferirli su il pesce col pomodoro, insomma. Esattamente, su prodotti agricoli, e questo può rappresentare sicuramente una preoccupazione anche sul piano scientifico, ma lo sviluppo più recente della genomica ha consentito quello che viene chiamato genome editing o CRISPR-9, che è una delle branche, diciamo, del genome editing, che prevede l'utilizzo di geni che provengono non solo dalla stessa specie ma addirittura dalla stessa varietà. Quindi con queste tecnologie
è possibile produrre una varietà di Sangiovese Grosso, che è l'uva che noi usiamo per produrre il Brunello di Montalcino, esente dall'utilizzo di qualunque tipo di prodotto chimico per proteggere la pianta da vari insetti. Purtroppo una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha assimilato il genome editing all'OGM e quindi purtroppo, pretendendo che anche i prodotti che vengono realizzati col genome editing vengano sottoposti a tutti i test di cautela che vengono resi obbligatori per i prodotti OGM. Ecco, questo per dire la verità da un punto di vista scientifico non ha alcuna giustificazione. Tenderà inoltre a far assimilare al consumatore il prodotto realizzato col genome editing a un OGM e quindi porterà in maniera automatica a una sorta di rifiuto. Noi rischiamo quindi di perdere una grandissima opportunità, che è quella di utilizzare la genomica per una produzione agricola che avrebbe un impatto sull'ambiente prossimo allo zero. Ho assaggiato anche dei vini prodotti con genome editing lo scorso anno a Udine, perché a Udine c'è un istituto di genomica che ha provveduto a realizzare delle varietà resistenti a varie malattie. Non vi era stato che un trattamento durante tutta la stagione, vi assicuro che il vino era buonissimo, ma rischiamo che questo venga rifiutato dal mercato anche a causa di un approccio, in questo caso di un altro potere, non è quello legislativo, è quello giudiziario, al quale spero quello legislativo porrà rimedio. Quindi dovremmo anche da questo punto di vista diffondere meglio le conoscenze scientifiche, far capire al legislatore e forse anche al potere giuridico quali sono le differenze fra un OGM e un prodotto realizzato con il genome editing, e cercare di promuovere questa nuova tecnologia che secondo me potrebbe risolvere veramente buona parte dei problemi nel settore agricolo. Grazie, anche per a maggior ragione, perché credo siamo tutti molto disponibili a accettare la genomica nella cura delle malattie più gravi di questo mondo, e si stanno facendo dei progressi straordinari, per esempio nella cura almeno di alcune forme di cancro, anche da parte di alcuni rappresentanti emigrati da questo paese negli Stati Uniti, come Pandolfi ad Harvard e molti altri, che stanno trovando delle cure straordinarie per leucemia. Allora noi siamo molto disponibili a accettare la genomica e le cure basate sulla genetica in questo campo, invece abbiamo molti sospetti su quelle cose che diceva lei. Bene, dottor Campora, naturalmente adesso abbiamo parlato di siderurgia, diciamo di beni industriali, abbiamo parlato di alimentazione, quindi di agricoltura, parliamo adesso di diciamo finanza, assicurazione, finanza. Le attività e gli investimenti e le politiche che vengono svolte da aziende che sono aziende comunque di produzione sono diverse naturalmente da quelle di aziende che rappresentano invece delle realtà, diciamo il sangue del sistema, oppure il sistema linfatico del sistema produttivo, come appunto le assicurazioni e la finanza. Abbiamo sentito che la situazione naturalmente comporta molte complessità, rischi crescenti, e quindi naturalmente una grande assicurazione come Allianz, ma tutto il settore assicurativo, adesso stiamo un pochino più sulle generali rispetto alla singola realtà qui rappresentata, deve affrontare questa tematica che è veramente colossale. Ecco come si stanno disponendo le carte da questo punto di vista, perché i problemi sono veramente enormi. Naturalmente, prima di tutto ringrazio dell'invito, molto. È un argomento che secondo me non può essere affrontato da tutto il settore assicurativo, perché le dimensioni fanno la differenza. Quindi non è possibile per un'assicurazione piccola o operante soltanto in un paese essere una forza di cambiamento importante su un problema che, come abbiamo già visto molto bene in tutta la conferenza, con la chiarissima spiegazione del professor Tavoni, è un problema globale. Allianz, che è un'azienda globale, principalmente basata in Europa, può permettersi questo tipo di interventi a favore dell'ambiente, perché effettivamente tutto quello che stiamo discutendo oggi è luxury good,
Se noi andiamo a vedere tutti i paesi in via di sviluppo, quasi nessuno di questi può permettersi politiche economiche di sviluppo sostenibile. Noi, i paesi che sono più ricchi e più sviluppati e che hanno già attraversato la fase di sviluppo, cercano di promuovere a livello globale economie di sviluppo sostenibili, modelli di sviluppo sostenibili, ma purtroppo se noi trasliamo questo tipo di comunicazione in paesi che sono adesso in via di sviluppo abbiamo meno ascolto da parte dei governi che stanno gestendo queste nazioni, perché tipicamente l'obiezione che noi ci sentiamo fare come gruppo Allianz quando portiamo i nostri criteri di investimento in questi paesi è noi abbiamo bisogno di tecnologie che magari non sono le ultime di ultima generazione al massimo livello di risparmio, perché non ci possiamo permettere col reddito pro capite nel nostro paese, in generale col valore aggiunto pro capite nel nostro paese, di adottare questo tipo di tecnologie. Credo che sia un po' anche il discorso che abbiamo sentito prima dalla Federacciai, che spiega molto bene quello che noi facciamo in Italia, che però non è equivalente a quello che viene fatto negli altri paesi. Ora Allianz si occupa in maniera misurata e pubblica di investimenti socialmente responsabili, con un focus particolare sulla sostenibilità climatica ed ecologica, con un report pubblicato fin dal 2005, quindi è 13 anni che noi pubblichiamo insieme ai nostri conti globali anche un report che è totalmente centrato su sustainability, contiene tutti quelli che sono i principi che Allianz segue, che sono perfettamente allineati con quello che diceva il professor Tavoni, cioè il Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Ciascuno di questi obiettivi è declinato in maniera esplicita, e per ciascuno di questi obiettivi, come è la tradizione di un'azienda che ha una programmazione molto di lungo periodo, su ciascuno di questi punti si rende conto di quello che Allianz ha fatto. Negli anni abbiamo completamente cambiato il nostro portafoglio di investimento, perché c'è un lavoro che noi facciamo come assicurazione globale, ma soprattutto l'impatto massimo che noi riusciamo a fare, ed è quello dove credo che l'industria finanziaria possa darsi una mano di vernice che è un po' diversa rispetto a quella che viene normalmente data nelle comunicazioni pubbliche, è quando noi dobbiamo investire. Noi investiamo oltre 600 miliardi, quasi 700 miliardi di euro in tipo di investimenti che devono rispettare in maniera puntuale criteri di sostenibilità. È una parte fondamentale del nostro portafoglio. Lo facciamo col nostro denaro, ma lo facciamo anche per conto dei nostri clienti. Quindi per i nostri clienti nell'attività di asset management abbiamo oltre 120 miliardi di euro investiti secondo criteri sostenibili, e stiamo parlando di cifre molto molto rilevanti. Quando poi andiamo a vedere quella che è il flusso, cioè quello che ha fatto vedere il professor Tavoni di come si dovrebbe fare, disinvestire da industrie che consumano troppa energia o inquinano troppo, e investire in industrie che invece tendono a ricavare energia da fonti sostenibili, Allianz negli ultimi anni, parliamo negli ultimi 5 anni circa, ha disinvestito più o meno 5 miliardi da industrie che consumano energia, che consumano energia da fonti non rinnovabili, e ha investito parimenti circa 6 miliardi in industrie che invece usano energia da fonti rinnovabili oppure producono energia da fonti rinnovabili. Questo è un po', in estrema sintesi e cercando di non dilungarmi troppo, quello che noi facciamo. Io non posso parlare per il resto del settore per una questione molto semplice, che nella mia attività quotidiana tutte queste cose io neanche le so. Cioè, all'interno di Allianz noi non agiamo con in mente l'idea di fare una cosa che sia sostenibile e esternalità positiva per la società. Questa è una strategia di fondo che noi abbiamo, e quindi viene decisa dal Consiglio di amministrazione globale ancora prima di entrare in business. Cioè, da noi non si fa da anni più nessun tipo di business che in qualche maniera crei una situazione economicamente non sostenibile per l'ambiente. È stata una scelta fatta molti anni fa, e per questo neanche tanto nota a noi che ci lavoriamo in Allianz. Io devo ringraziare, perché
per la prima volta in 18 anni che lavoro in Allianz mi sono letto le 90 pagine del report pubblico che trovate su allianz.com, facilissimo da capire, di quello che noi facciamo. Quindi tutto quello che vi ho raccontato l'ho scoperto anch'io proprio adesso, perché nella mia attività quotidiana non ci penso, ma è importante invece che qualcuno nel nostro gruppo ci abbia pensato. Certo, senza appunto chiamarla di nuovo su un tema che riguardi tutto il settore, ma lei ha giustamente sottolineato che adesso gli investimenti che voi fate, sia come diciamo Allianz Bank o anche altre realtà che controllate. Questo è proprio Allianz, diciamo l'assicurazione a livello globale. Assicurazione in questo caso, hanno come attenzione oramai focalizzata quella della sostenibilità, ma credo di aver capito non sia solo sostenibilità ambientale, ma i parametri ESG, cioè ambientale, sociale e di governance, quindi voi selezionate i vostri investimenti sulla base diciamo di una certa eccellenza che le aziende che andate ad assistere da questo punto di vista devono dimostrare. Sì, è giusto, però la parte ambientale, che poi è il cuore diciamo di questo convegno, è comunque molto forte ed è appunto controllabile su questo report, perché spiega molto bene e misura esattamente quello che noi facciamo. Secondo me è molto importante in queste situazioni pubbliche fare affermazioni che siano corroborate dai fatti, certo. Perché è chiaramente molto positivo parlare di ecologia, poi su questo palco ci sono quattro diversi diciamo capitani d'industria che poi lo fanno, è tangibilmente fattibile, per questo io non posso parlare solo di Allianz, non, certo. Purtroppo non per gli altri. Grazie, effettivamente lo fanno e prima Jacopo Giliberto giustamente ci ricordava che non tutti lo fanno, che il greenwashing è una pratica alquanto diffusa e dobbiamo dolercene, ma poi mi sono permesso di ricordare che siamo in casa di qualcuno che lo fa veramente bene. Allora Stefano Venier, come vedi questa accelerazione che occorre imprimere, stiamo parlando del settore in cui tutto questo diciamo, è veramente emblematico, quindi il settore dell'energia, dei rifiuti, dell'acqua, occorre imprimere, e parliamo ancora in generale diciamo, del settore intero e non in quanto tale di ERA, una accelerazione, perché i tempi che abbiamo visto e i richiami che sono stati fatti sono importanti. Ecco, si sta verificando quali sono diciamo, gli ostacoli perché questo si generalizzi. Parliamo anche essenzialmente forse del nostro paese. Ma io credo, buonasera. Ma io credo che se dovessimo fare un ranking come si fa su Google, dopo la parola smart, sostenibilità venga come seconda. Cioè ormai è diventata una parola di uso comune. Penso anche un po' inflazionata, penso anche un po' utilizzata a volte non avendone piena contezza di quello che è il significato che ci sta dietro, ma soprattutto in termini di che cosa fare, perché è facile parlarne, è un po' più difficile mettere in atto una serie di azioni. Da questo punto di vista è emblematica la differenza che c'è tra la consapevolezza e l'azione, è un po' simile al gap che Giliberto ci illustrava tra la percezione e la realtà. Cioè, oggi noi ci troviamo che parlando di cambiamenti climatici o di più in generale temi della sostenibilità, che il 90% del management, del top management, sa di che cosa stiamo parlando, ritiene che sia una cosa importante, poi solo il 25%, questo lo dice l'MIT di Boston, non io, solo il 25% di loro è in grado di esemplificare in maniera concreta un esempio di diciamo azione, programma o progetto che ha messo in atto. Allora, dette queste cose, io mi rifaccio un po' al mio settore, credo che il nostro settore, che poi è una parte del settore dei servizi, questo tema lo debba abbracciare per diversi motivi. Con che velocità lo stia facendo, direi molto differenziata, perché? Perché ci sono temi sì di consapevolezza, ma ci sono anche temi di dimensione, ci sono anche temi collegati a conoscenza che vengono solo e soltanto se c'è un certo tipo di approccio e una certa dimensione. Ora, se per un attimo ci caliamo poi all'interno del contesto italiano, certe schizofrenie che sono state prima citate con riferimento ad atteggiamenti dei consumatori piuttosto che dei legislatori, ecco che la schizofrenia dei legislatori verso il nanismo in questo momento certamente non fa bene, e questo è un punto fermo.
Allora dicevamo, perché ce ne dobbiamo occupare? Ma io credo che ce ne dobbiamo occupare per una serie di motivi. Primo fra tutti, perché quando parliamo di cambiamento climatico parliamo degli elementi fondamentali della natura e noi come azienda ci occupiamo dei servizi collegati a questi tre, a tre di questi elementi fondamentali. Parliamo della materia, parliamo dell'acqua e parliamo dell'energia. Rispetto poi all'acqua, per parlare di un tema un po' diverso rispetto a quelli che sono stati toccati prima, credo che qui abbiamo una criticità enorme rispetto alla quale forse non c'è quel grado di consapevolezza che c'è rispetto ad altri aspetti. Perché dico questo? Perché già oggi, questo non con riguardo all'Italia ma in termini un po' più generali e globali, già oggi un quarto delle città soffre problemi di carenza d'acqua, sia di qualità che di disponibilità, perché poi anche il tema della qualità è un tema molto delicato. E sappiamo, perché ce lo dicono gli studi, che una parte dei quali sono stati illustrati oggi, ogni mezzo grado di temperatura in più ci sarà almeno il 10% della popolazione che disporrà del 20% di acqua in meno. Di questo passo, con i 2 gradi in meno, ci sarà un gap sulla disponibilità d'acqua di almeno il 40% tra fabbisogno e disponibilità. E questo credo che sia un tema fondamentale. È un tema fondamentale che abbiamo toccato con mano anche in questo Paese, perché una delle conseguenze del fatto che i 5 anni più caldi siano stati gli ultimi 5 anni ha determinato nel 2017 che questo Paese, in particolare anche questa regione qui, abbiano sofferto della peggiore siccità degli ultimi 150 anni o non so quanto. E questo si è tradotto in una serie di carenze nelle disponibilità idriche. Ora, siccome poi la nostra attività è fatta nei confronti dei cittadini anche di reputazione, la continuità del servizio è uno dei temi fondamentali con i quali ci dobbiamo confrontare, ma per garantire la continuità del servizio ecco che dobbiamo affrontare il tema dell'acqua in una logica nella quale lavoriamo per preservare quelle che sono le fonti d'acqua, e in questo senso chiaramente è fondamentale il ruolo che giochiamo rispetto ai sistemi depurativi, b, educhiamo le persone a un uso intelligente e consapevole dell'acqua, ma soprattutto dobbiamo lavorare su quel tema che si chiama resilienza. Noi siamo gestori di infrastrutture, forniamo i servizi attraverso infrastrutture, la disponibilità e la continuità del servizio delle infrastrutture è un tassello fondamentale per garantire il servizio ai clienti finali. Ecco che allora il tema della resilienza e tutte le azioni che la resilienza richiama, assieme, se vogliamo, al tema della rigenerazione, sono 2 aspetti fondamentali su cui questa industria si deve concentrare, e forse su questo da un lato non lo sta facendo ancora con la necessaria efficacia e dall'altro probabilmente il legislatore in qualche modo dovrebbe trovare i meccanismi per agevolarlo. Ecco, rimanendo sul tema dell'acqua, forse il corrispondente della ricerca dell'efficienza di aziende siderurgiche o di altra natura rispetto, diciamo, al consumo di energia o all'utilizzo di risorse nel settore dell'acqua, forse può essere, diciamo che questo parallelo può essere indicato nella riduzione degli sprechi. Noi sappiamo che c'è un sistema di distribuzione dell'acqua che fa acqua da tutte le parti, scusatemi il bisticcio, e con enormi sprechi. Adesso non è solo una questione nazionale, ma penso che sia un tema abbastanza più ampio. Ecco, rispetto a questo c'è una prospettiva che noi possiamo indicare? Tutto sommato parliamo di tecnologia, parliamo di capacità di gestione e di efficienza per aumentare la disponibilità in prospettiva. Sì, il tema delle perdite idriche ovviamente a mio avviso va un po' contestualizzato. Innanzitutto, quando noi abbiamo una perdita idrica stiamo perdendo, diciamo, un litro d'acqua per la disponibilità al cliente finale, ma non lo stiamo perdendo rispetto al suo ciclo naturale, lo stiamo semplicemente accelerando la rimissione nel ciclo naturale e quindi il suo ritorno nelle disponibilità. È ovvio che il ragionamento va fatto in maniera molto diversa. In situazioni nelle quali le perdite raggiungono il 40-50%, come in alcune regioni di questo Paese, rispetto dove le perdite sono il 18-20%. Ecco che quando raggiungiamo percentuali del 18-20%, io mi domando se
l'utilità per la collettività sia maggiore nell'investire milioni di euro per passare al 15%, quanto piuttosto non investire quei milioni di euro su altre attività che magari aiutano a preservare gli acquiferi o piuttosto aiutano a migliorare l'utilizzo, l'intensità di utilizzo dell'acqua, perché nei processi produttivi, nei consumi delle persone, mi riferisco ai processi produttivi e ai consumi delle persone, perché così come noi stiamo costruendo con grande fatica una cultura dell'efficienza energetica, e ci siamo detti che l'efficienza energetica, veniva ricordato prima sia da Tavoni che da Giliberto, da tutti, è il quinto combustibile, quello più efficiente, quello più dal punto di vista ambientale e quello più economico, ecco che lo stesso ragionamento dobbiamo fare, lo sforzo oggi, perché è ora, anche sull'acqua, con le imprese, prima veniva citato l'esempio del settore dell'acciaio, che sta cercando di chiudere il cerchio sull'utilizzo dell'acqua. Perché questo? Per non andare ad attingere a acqua fresca, no? Acqua che sarebbe disponibile per altri tipi di usi. Ecco che allora, se io dovessi dire, dal punto di vista culturale, a parte diciamo i casi patologici che conosciamo, ma che sono dettati da tanti altri problemi, se noi guardiamo una parte importante del paese, la concentrazione dello sforzo in questo momento, nella prospettiva di cui stiamo discutendo, va sull'utilizzo consapevole. Non a caso, ad esempio, noi implementeremo che cosa? Un report per i nostri clienti, che va ad aggiungersi al report che gli fa vedere come consumano l'energia elettrica nei diversi mesi dell'anno, andando a prendere come consumano l'acqua nei diversi mesi dell'anno, perché per le teorie comportamentali può avere una spinta fortissima al miglioramento dell'utilizzo consapevole. Attraverso quest'uso consapevole possiamo recuperare un'enormità di risorsa, e che sarà fondamentale, perché con i trend e con gli effetti che abbiamo visto sarà una delle risorse che verranno ad essere più carenti, soprattutto nei paesi del Mediterraneo. Certo, e ancora una volta la consapevolezza, diciamo, nell'utilizzo da parte dei cittadini al di là delle imprese rimane un elemento fondamentale su cui c'è scarsa, credo, consapevolezza di ciascuno di noi. Non abbiamo in mente che il mondo sia destinato a diventare un luogo molto assetato nei prossimi decenni, invece forse lo dovremmo avere, dovremmo averla questa percezione, ancora il gap fra percezione e realtà. Bene, torniamo allora all'acciaio, professor Gozzi, perché lei appunto ha detto, già anticipato tutta una serie di cose che riguardano il settore, ma parliamo proprio della sua azienda, no? E quindi quali sono le politiche che in questo momento voi state affrontando con maggiore urgenza, riguardano più l'energia, riguardano più il riciclo dell'acqua, la chiusura del ciclo, piuttosto che non i rifiuti, l'utilizzo delle materie, insomma su cosa vi state concentrando per trovare da una parte economicità e dall'altra parte un'ancora maggiore efficienza nei confronti della tematica di cui stiamo parlando oggi? Primo tema di forte attacco è quello del risparmio energetico. Gli stabilimenti di Duferco in Italia spendono più di 100 milioni all'anno tra energia elettrica e gas, e noi in questo momento stiamo spendendo più di 2 milioni per un progetto di ulteriore efficienza e risparmio energetico, e la dimensione dei nostri acquisti, che rappresentano circa un terzo dei nostri costi globali, giustifica un investimento così importante. Il secondo progetto importante che stiamo studiando, come peraltro hanno fatto alcuni altri siderurgici bresciani che ci hanno anticipato, è un progetto di teleriscaldamento, cioè noi abbiamo una disponibilità di calore che deriva dal raffreddamento delle colate continue, che oggi va disperso. Questo calore può essere canalizzato e può essere trasformato in calore utilizzabile per la comunità circostante. Siccome lavoriamo in territori antropizzati, non è difficile pensare e costruire per le comunità locali piccole reti di teleriscaldamento. È già stato fatto, noi veniamo buoni secondi, imitiamo un nostro collega concorrente e stiamo lavorando su questo tema qua. La terza cosa realizzata invece, di cui sono, devo dire onestamente, più orgoglioso, è il tema della sicurezza. Lo slogan è zero incidenti.
gli incidenti di siderurgia accadono nonostante uno sforzo enorme che tutti noi facciamo, e quindi lo slogan è bello ma difficile da realizzare. Noi chiudiamo il nostro esercizio al 30 di settembre, quindi il nostro esercizio è già chiuso, e quest'anno su 2 dei 4 nostri stabilimenti abbiamo avuto 0 incidenti. E ne abbiamo avuto 1 nel terzo e 2 nel quarto. Non sono ancora arrivato allo 0 incidenti, però credetemi che quando abbiamo festeggiato nei 2 stabilimenti lo 0 incidenti è stata una festa grande, perché non c'è niente più importante della vita e della salute dei nostri collaboratori. Ecco, le faccio una domanda ipotetica, cattivissima. I vostri collaboratori sono evidentemente coinvolti, engaged, diciamo così, ma nel momento in cui voi doveste, per ipotesi, fare un investimento importante per aumentare la sicurezza, per diminuire l'impatto ambientale, per aumentare l'efficienza energetica, ma doveste dire che questo però va a scapito di un po' di occupazione perché non ce la facciamo fare tutto contemporaneamente, lei che cosa si aspetterebbe come reazione? Ma il tema in realtà non si pone così, nel senso che per questo che gliel'ho chiesto in questo modo, ecco. La vera questione è capire nei prossimi anni come l'intelligenza artificiale, che già è applicata ai processi siderurgici. Danieli ha installato, praticamente ha concluso di installare meno di 2 mesi fa, un laminatoio a Verona per un siderurgico friulano che è Pittini, sul quale ci sono 25.000 sensori. I 25.000 sensori disposti lungo la linea di laminazione sono prodromici naturalmente al governo di quelle linee di laminazione con l'intelligenza artificiale. L'industriale è riuscito ad attivarne 5.000 di questi 25.000, e la ragione per la quale scalerà naturalmente, arriverà allo sfruttamento pieno di questa capacità sensitiva della sua macchina, deriva dal fatto che non ha abbastanza skills dentro il suo sistema organizzativo per gestire una scalata tecnologica di questa dimensione. Quindi il vero problema è come creare skills e occupazione che sostituirà l'occupazione tradizionale. Questo secondo me è la vera sfida dei prossimi anni, e dovremo gestirla con attenzione, perché naturalmente chi non è provvisto di quegli skills bisognerà, se possibile, riconvertirlo, e quando non possibile accompagnarlo a fare altre attività, e questo sarà un problema grosso. E questa è la sfida dei prossimi anni, e la dovremo affrontare un po' in tutti i settori con grande consapevolezza. L'intelligenza artificiale o la sensoristica, diciamo, tutte queste nuove tecnologie possono migliorare la produttività, possono migliorare la resa, possono aumentare l'efficienza, potrebbero avere un forte costo dal punto di vista occupazionale. Sospendiamo il giudizio, in questo momento non vogliamo forse andare oltre, ma è chiaro che l'aggiornamento delle competenze, clou di questa giornata, se mi permettete. Oggi noi parliamo di climate change, ma in realtà al fondo delle questioni, cioè che noi dobbiamo porci il problema e porci l'obiettivo di aumentare le capacità dell'uomo, e quindi delle cosiddette risorse umane, non dovremmo più chiamarle così, ma dell'uomo e delle persone, dell'uomo e della donna naturalmente, delle persone, di fare fronte a tutta questa serie di sfide. Illy, voi siete un'azienda, adesso andiamo veramente sull'azienda, che da un punto di vista del contatto con il territorio, ma anche, diciamo, un'azienda molto amata in Italia, e voi anche come famiglia, una famiglia molto amata in Italia, molto rispettata per il suo impegno sociale ma anche politico, e naturalmente adesso stiamo parlando di ambiente, credo che si possa dire anche nell'utilizzo delle risorse, nell'attenzione che si dà agli sprechi, insomma una descrizione di quello che voi fate, con una premessa così credo abbastanza vera e sentita, anche se un po', mi scusa, un po' emozionale, della famiglia molto amata. Grazie. Sì, noi crediamo nell'approccio sostenibile. Il concetto di sostenibilità ha cominciato a svilupparlo Peter Drucker quasi un secolo fa,
lo pronuncio alla tedesca, anche se è più conosciuto come americano perché era di origine austriaca e se ne andò negli Stati Uniti solo con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale. Drucker è praticamente l'inventore del concetto e della pratica del management, infatti il suo libro più conosciuto è proprio intitolato così, si chiamava Management, ed è colui che ha inventato anche il concetto degli stakeholders, quindi è colui che ha affermato che scopo di qualunque organizzazione, quindi anche o soprattutto delle imprese, è soddisfare anzitutto le necessità dei propri clienti, ma subito dopo anche degli altri gruppi di stakeholders o detentori di interessi, quindi in primis i collaboratori, dove diceva che l'obiettivo dovrebbe essere di favorirne l'autorealizzazione, ma anche i fornitori, fra questi anche i fornitori di risorse finanziarie, quindi le banche, perfino i soci. Affermava Drucker che gli utili rappresentano null'altro che il costo del futuro, nel senso che qualunque organizzazione compete con altre per soddisfare le esigenze dei propri clienti e siccome la tecnologia si evolve occorrono risorse da investire in innovazione per poter essere anche in tempi successivi in grado di soddisfare i propri clienti. E qualcuno si chiederà, e allora i soci? Beh, i soci sono prestatori di risorse finanziarie che rischiano di più, quindi si aspetteranno una remunerazione un po' superiore. E Drucker concludeva la lista degli stakeholders con l'ambiente sociale nel quale l'impresa opera, quindi dicendo che ogni impresa deve essere attenta anche a questo, anche e soprattutto da un punto di vista ambientale. Ecco, la Illy Caffè, che è la più importante società del nostro gruppo, ha ottenuto una certificazione, per prima in assoluto dalla DNV, sulla sostenibilità del suo processo di approvvigionamento e manifatturiero sulla supply chain, che prevede, fra le altre cose, una remunerazione adeguata ai fornitori di materie prime, anche se si trovano nei paesi in via di sviluppo, quindi noi paghiamo sempre i fornitori a prescindere dall'andamento dei prezzi di mercato, in modo da coprirne tutti i costi e lasciare un margine, quindi lasciare un utile. Ma noi diciamo diffondiamo anche pratiche agronomiche che mirano proprio a ridurre l'impatto ambientale nella produzione del caffè verde, e anche questo viene certificato. Diffondiamo queste diciamo migliori pratiche attraverso l'Università del Caffè, che forma ogni anno più di 20.000 persone, buona parte sono proprio growers, quindi produttori di materia prima, e quelli sono gli unici corsi che facciamo gratuitamente nei loro paesi, diciamo dove operano, dove coltivano il caffè. E sul piano più puntuale della produzione, quindi dell'attenzione all'ambiente locale, due interventi significativi. Uno, anche noi usiamo energia che un tempo disperdevamo nell'atmosfera per tostare il caffè, adesso la recuperiamo per riscaldare tutti gli uffici, tutti i magazzini, e anche grazie a una tecnologia innovativa che ha sviluppato un'impresa locale per raffrescarli durante il periodo estivo. Quindi tutta l'energia che un tempo andava in atmosfera perché non usata per scaldare direttamente, per non tostare direttamente il caffè, oggi viene recuperata. E l'altro aspetto è quello del fotovoltaico. Abbiamo un grande magazzino dove abbiamo concentrato tutta la materia prima e il prodotto finito, sono circa 30.000 metri quadri di magazzino. Sul tetto sono stati realizzati circa un megawatt di potenza di impianti fotovoltaici, quindi buona parte dell'energia che utilizziamo deriva da fonti rinnovabili, come dire, dirette, perché le produciamo sul nostro stesso magazzino. Ecco, prima adesso con Gozzi dicevamo che esiste un trade-off, è sempre esistito, probabilmente si cerca di annullarlo, ma tra diciamo investimenti in innovazione e in questo caso in sostenibilità e lavoro, esiste anche un trade-off potenziale e qualche volta attuale rispetto ai consumatori, la loro disponibilità a riconoscere all'azienda che sta
si sta comportando bene, sta facendo investimenti in questa direzione, ma che questi poi hanno probabilmente una necessità di ritoccare i prezzi sul mercato, quindi la domanda, che oltre a tutto va anche verso l'organico, deve poter affrontare questo tipo di... Allora, esiste un trade-off anche da questo punto di vista. Esiste, però il consumatore ha dimostrato una notevole sensibilità da questo punto di vista, e così come avviene anche sui prodotti cosiddetti fair trade, è disponibile a pagare qualcosa in più per i prodotti che acquista se sa che vi è un secondo fine di bene, che può essere di tipo sociale per retribuire meglio i produttori di certe materie prime, che generalmente vengono retribuiti molto poco, oppure se questo serve a mitigare l'impatto ambientale. Quindi direi che da questo punto di vista il consumatore, non solo italiano, direi quello occidentale in genere, forse una volta di più il messaggio principale ci arriva proprio dagli Stati Uniti, è disponibile a spendere un po' di più se sa che vi è un ritorno o sociale o ambientale, ancora meglio se ci sono entrambi, come avviene nel caso nostro. Grazie. Dottor Campora, andando proprio specificamente su quelle che sono le vostre practice rispetto al fatto che abbiamo sentito la crescente problematica del risk management, no? Di cui anche Stefano Viniera ha scritto recentemente molte cose, ma ci sono rischi crescenti, rischi molto, molto ampi, che probabilmente stanno travalicando anche determinate possibilità di valutazione in questo momento, ma tutto questo si può in che modo, voglio dire, può essere gestito o si scarica alla fine come costi maggiori anche in questo caso su di noi, sui consumatori? Come gestite questa problematica dei crescenti rischi? Allora, questo sistemico. È molto interessante il punto che ha toccato adesso Riccardo Illy. Se noi analizziamo le industrie che fanno un prodotto di alta qualità, queste industrie riescono in qualche maniera a trasferire al compratore finale il valore aggiunto di fare questo prodotto in una maniera economicamente ed ecologicamente sostenibile. Io stesso sono cliente unico, io compro soltanto prodotti Illy per quanto mi riguarda, e per me è molto importante farlo perché comunico a quelli intorno a me i valori che Illy rappresenta, li conosco proprio tutti, tranne il vino, perché lo produce anche Allianz, quindi devo comprare il vino dell'Agricola San Felice. Lo stesso avviene, beh, insomma, bisogna sempre ricordarsi chi ci paga. Lo stesso avviene anche però nei prodotti, per esempio nelle automobili. In questo momento, potendo permetterselo, un consumatore certamente aspira a comprare un'automobile molto moderna, il più possibile elettrica e a basso potere inquinante, perché questo comunica qualcosa di quello che questa persona è, di quali sono i suoi valori. Quindi ha un valore visibile, positivo, esternale, fortemente personale. Nella nostra industria non è così. Cioè, Allianz non è in grado di avere un pricing power sui propri prodotti, nonostante tutti gli investimenti che il gruppo fa per cercare di essere, dimostrabilmente lo è, un eccellente cittadino globale su tutti questi valori. Non c'è nessun modo di far pagare un euro in più a nessuno dei nostri clienti privati sul servizio assicurativo. Cambia invece radicalmente, arrivo alla sua domanda, cambia radicalmente quando noi andiamo ad assicurare imprese di dimensioni medie, non piccole, e purtroppo in Italia le dimensioni aziendali sono molto piccole e quindi l'assicurazione è considerato un costo alto relativamente al fatturato, ma imprese di medio dimensione, di grande dimensione o di dimensione internazionale. In questo momento cambia completamente l'approccio degli industriali, perché gli industriali, i produttori, tutti coloro che hanno un'azienda a servizio internazionale, sia che sopportino un rischio fisico, che sopportino un rischio reputazionale o, come sta emergendo adesso, i rischi cyber, tutto questo tipo di rischio vuole essere trasferito a qualcuno che abbia un rating in grado di garantire la possibilità di coprire questi rischi. Tipicamente l'assicurazione è un business poco conosciuto, inventato in Italia in effetti, e come tanti altri
servizi moderni sono stati inventati nel nostro paese nel Rinascimento, ed è molto importante, molto rilevante, perché distribuisce completamente il rischio su tutti quelli che sono gli investitori finanziari e consente alle aziende di perseguire quindi diciamo delle strade che diversamente non sarebbero perseguite. Questo parliamo a livello di grandi aziende, credo che si capisca molto bene nel breve video che è l'introduzione al film curato come responsabile di testimonial da DiCaprio e che fa riferimento ai Lloyd's of London, per esempio, per la ripartizione del rischio. I Lloyd's of London sono una storia interessantissima. Capisco che l'assicurazione non sia il vostro primo pensiero, ma se uno si vuole leggere una storia particolare di come singoli individui con il proprio patrimonio hanno fatto aumentare, diciamo, l'economia a livello globale, quella dei Lloyd's of London è molto interessante. Cosa fa Allianz però per, in situazioni molto diverse, che sono gli agricoltori, le microimprese agricole in Africa? Uno dice: cosa c'entra col cambiamento climatico? C'entra tantissimo. Oggi su Repubblica c'è un articolo che descrive l'attività di un botanico australiano di origini italiane che ha scoperto ai confini del deserto sud, del deserto del Sahara, una tecnologia di sviluppo di botanico che fa sì che alcuni villaggi che erano al bordo del confine con il deserto e stavano subendo l'espansione del deserto abbiano ribaltato completamente questa situazione e abbiano diminuito significativamente la temperatura in questi villaggi che sono al confine. Cosa fa Allianz per questo? Allianz ha fatto un investimento importantissimo, irrilevante, completamente irrilevante per il nostro beneficio economico. Cioè è una cosa che ha un puro effetto altruista soltanto perché ce lo possiamo permettere, perché andiamo bene in tutto il resto. Noi abbiamo investito tantissimo nella microassicurazione. La microassicurazione è qualche cosa che non si potrebbe fare nei paesi sviluppati, ma è fondamentale nei paesi dove il reddito pro capite annuo è bassissimo. Quindi noi forniamo servizi di assicurazione a imprese piccolissime di paesi in via di sviluppo, tipicamente imprese agricole, e consentiamo quindi a questi agricoltori di sviluppare un business positivo. Questo ha un impatto molto forte sul cambiamento climatico e ha zero beneficio per l'azienda. Quindi nel nostro settore è totalmente impossibile passare al cliente finale qualunque messaggio che, assicurandosi con Allianz, uno acquisisce un qualche merito visibile. Perché non è quello il driver. Quindi nel nostro settore l'unico scopo per cui vengono fatte queste cose è perché ce lo possiamo permettere e pensiamo che sia giusto. Tutto qua. Grazie. Sì, man mano che, come vedete, il dibattito prosegue, aumentano le variabili e le complessità, e sarebbe interessantissimo andare a connettere quanto lei ci ha detto adesso sulla microassicurazione con le potenzialità del microcredito, che oramai è molto diffuso in tantissimi paesi e in Africa sta crescendo in maniera effettivamente molto efficace anche nella diffusione della tecnologia e dello sviluppo. Esattamente, perché una cosa che mi farebbe piacere ricordare in questo consesso è che alla fine tutto il miglioramento che noi possiamo fare dal punto di vista dell'ambiente è fortemente correlato alla conoscenza e alla tecnologia. Cioè tutti i cambiamenti che noi riusciamo a fare in qualunque disciplina umana sono possibili soltanto se si investe costantemente in conoscenza e in tecnologia, che è qualche cosa che, per quanto non sia di nessuna rilevanza quello che penso io a livello pubblico, è qualche cosa che nel nostro paese va incentivato. A mio modo di vedere, e lì la comunità europea credo possa fare tantissimo, incentivare in maniera molto determinata le tecniche di agricoltura sostenibile, le tecniche di produzione industriale sostenibile, le tecniche di sviluppo sostenibile in senso più ampio, anche quello edilizio, eccetera, è fondamentale.
Noi come investitore lo facciamo perché, ribadisco, ce lo possiamo permettere, non abbiamo purtroppo nessun tipo di ritorno vero da questo tipo di attività, come abbiamo avuto modo di discutere. Però come lo fa Allianz, che è un'azienda privata globale, e lo fa perché in Germania l'onda verde, diciamo, è da anni al centro della politica, come si vede anche recentemente, sono ritornati in auge i verdi in Germania. In Italia noi non possiamo naturalmente dare un messaggio politico, però sono utilissime queste occasioni per passare a chi le vuole sentire quello che cittadini italiani come noi siamo tutti italiani in Italia, siamo i soci fondatori di Allianz, constatano ogni giorno. Cioè il futuro di questo paese, in qualunque settore abbiamo sentito fino ad adesso, dipende dalla nostra capacità di utilizzare la tecnologia, di educare la popolazione al fatto che la tecnologia ha esternalità positive e poi di trovare un ammortizzatore sociale importante per tutti quelli di noi che verranno in qualche maniera rimpiazzati dalla tecnologia, perché questo è un argomento di cui non si vuole discutere, ma nei nostri clienti è evidentissimo che chi robotizza ha un livello di efficienza mostruosa. Purtroppo chi robotizza fa la stessa attività con meno della metà delle persone rispetto a chi non robotizza. Ed è un problema non banale che secondo me nella sostenibilità generale va preso in considerazione, fa parte dell'educazione della popolazione sostanzialmente. Assolutamente sì, questo è un tema di cui anche in precedenza, nell'anno scorso avevamo parlato e ne abbiamo accennato quest'anno, ma sarà sicuramente da tornare sopra a questo punto specifico che in questo momento poi fuoriesce un momentino dai nostri radar. Invece non fuoriesce assolutamente dai nostri radar quanto ci è stato richiamato da diversi dei nostri ospiti qui sul palco, vale a dire quella che è la relazione tra l'azienda e il suo territorio, ma più in generale gli stakeholder, e forse su questo potremmo andare a chiudere con Stefano Venier, vale a dire quando prima dicevo di gruppo ERA, che ha una relazione un po' particolare rispetto ad altre realtà del nostro paese, perché non dico niente di nuovo, perché insomma è la vostra realtà, una realtà che forse unica in Italia, fa i conti di valore condiviso e quindi interpreta la responsabilità sociale in maniera efficace ma anche e soprattutto molto concreta. Allora abbiamo sentito che ci sono molte di queste di questo orientamento presente in ILLI, presente in tutte le aziende che sono qui rappresentate. Ecco, se ci dai una rappresentazione di questo vostro impegno, è chiaro che qui molti lo conoscono, ma qualcuno anche forse non lo conosce e abbiamo bisogno di sentire qualche conforto da questo punto di vista. Certo, parto dal tema del valore condiviso, però prima volevo fare una piccola chiosatura, perché stasera ho assunto una nuova consapevolezza. Sono il più sfortunato, perché ERA vino non ne produce, quindi io l'unica cosa che posso bere è l'acqua, quindi non è che mi vada benissimo rispetto agli altri. Comunque, tornando al tema del valore condiviso, il rapporto col territorio, prima nel mio precedente intervento avevo fatto cenno all'importanza della continuità del servizio, della reputazione. Faccio un passo indietro per riagganciarmi anche agli interventi che si sono succeduti prima e tornando a quelli che sono i due elementi fondamentali per affrontare il tema del cambiamento climatico, più in generale il tema di un percorso sostenibile. Il primo che era quello relativo al tema della mitigazione e l'altro il tema dell'adattamento, no? Per dirla in italiano. Bene, cosa facciamo sul tema della mitigazione? Tutto il ruolo che svolgiamo, e qui nel nostro caso ci siamo ispirati forse a quello che è l'allievo più brillante di Drucker, ossia Michael Porter, quando ha coniato assieme a Kramer il concetto di valore condiviso, ossia l'importanza che nel guardare al rapporto, alla ricaduta dell'attività dell'impresa sugli stakeholder, si guardi non solo in una logica come potremmo dire, di attenuazione dell'impatto che andiamo a determinare, che è un po' anche la vecchia la cultura ancora un po' troppo prevalente quando si guarda alla corporate social responsibility, cioè si guarda alla misurazione della mitigazione dell'impatto dell'attività di impresa, mentre il passaggio fondamentale è che noi abbiamo cominciato a fare dal 2016 è quello di misurare invece quello che è la creazione di valore che vado a fare sulla comunità o sui diversi stakeholder, quindi un passaggio da una misurazione ex post a una strategia ex ante, quindi attraverso il valore condiviso. Peraltro ho ritrovato
nell'intervento di Tavoni due o tre slogan che sono proprio i nostri slogan, ossia l'utilizzo efficiente delle risorse, che è un elemento chiave per una società che è la prima società in Italia in termini di volumi di rifiuti gestiti ed è anche la seconda azienda in Italia in termini di volumi d'acqua gestiti, ma anche l'utilizzo intelligente dell'energia che ha come perno fondamentale decarbonizzazione e risparmio energetico. Sono un po' questi gli elementi, come potremmo dire, il fil rouge che lega tutto l'insieme delle azioni che cerchiamo di fare e che programmiamo di fare. Ma il secondo tema, che è altrettanto importante, credo, per un'azienda di servizi, come dicevo prima, è quello dell'adaptation. Allora, come riuscire a governare un processo di adattamento in un percorso che da qui al 2030 vedrà il consumarsi della sabbia all'interno della clessidra, per evocare un po' le scadenze che ci ha dato l'IPCC. Lo abbiamo fatto e lo cerchiamo di fare anche qui intervenendo su un approccio diverso al risk management. Prima Tavoni diceva il cambiamento climatico è un amplificatore dei rischi. Allora, se è un amplificatore dei rischi, dobbiamo amplificare gli strumenti che abbiamo per la gestione di questi rischi. Anche qui in una logica che veda passare l'approccio da una misurazione del rischio ex post a un'azione fatta tesa a mitigare quelli che sono gli effetti che i cambiamenti climatici, ad esempio, determinano, ha una strategia, quella che noi abbiamo definito di Enterprise Risk Management, che già in sede di definizione delle strategie e attraverso l'utilizzo degli scenari, che era uno degli strumenti che venivano citati prima, consenta di identificare quelli che sono i potenziali rischi e mettere quindi in atto le azioni. Anche perché c'è un tema chiave che non dobbiamo dimenticare. Siccome noi siamo gestori di infrastrutture, per costruire le infrastrutture ci abbiamo messo 40 anni, non è che per introdurre dei meccanismi, delle azioni di mitigazione ci mettiamo 2 mesi, 12 mesi. Dobbiamo ragionare su orizzonti temporali che sono quelli che abbiamo, dei quali abbiamo discusso oggi, al 2030, e quindi dobbiamo ragionare in scenari al 2030, dobbiamo ragionare in percorsi che ci aiutino progressivamente, anche attraverso un uso ampio della tecnologia, perché poi questo è lo strumento che ci aiuta in modo fondamentale, oltre a quello della cultura, della consapevolezza, a traguardare azioni di mitigazione che ci consentano di assicurare quella continuità del servizio che poi, come ho detto, è l'elemento fondamentale, la finalità, oltre a quelle collegate appunto agli aspetti del valore condiviso. Grazie, siamo arrivati credo alla fine. Credo che in questo dibattito abbiamo sentito delle cose molto chiare, vale a dire le aziende del nostro paese, le migliori, hanno una grande consapevolezza e mettono in piedi delle azioni efficaci. Quello che dovrebbe essere il collante è rappresentato da un sistema politico che fa proprie determinate istanze, indica gli obiettivi e crea le condizioni perché le aziende possano muoversi nella direzione più opportuna. Bene, qui abbiamo una presenza imbarazzante, un convitato di pietra, vale dire una politica che in questo momento fa di tutto in realtà per fare esattamente il contrario di quello che noi auspichiamo che facesse, e questo ahimè dà anche un po' il conto del fatto che non ci sono politici in questa sala e non sarebbe stato certamente opportuno neanche che ci fossero probabilmente, ma il messaggio così non arriva, e allora forse ci dovremmo porre in qualche modo il tema di come far arrivare determinati messaggi anche a chi deve creare le condizioni. Bene, credo che dobbiamo ringraziare molto i nostri relatori, ringraziamoli. Grazie, credo che ci sia una conclusione da parte di Camilleri, che se vuole, ecco. Abbiamo già ringraziato i nostri relatori, adesso li ringrazieremo ancora in chiusura. Volevo solo chiudere rispetto ai messaggi che sono stati lanciati dalla tavola rotonda. Il principale che ci riguarda, forse anche rappresentato dall'immagine proiettata, Air Academy ha questo obiettivo: sapere, crescere, innovare, al centro le competenze. Abbiamo visto quanto anche il tema del cambiamento climatico, per forza di cose, verte sulle competenze. Quindi il nostro obiettivo era portare maggiore consapevolezza sul tema, dibatterlo insieme, non solo al nostro interno, come sapete
Questi tipi di workshop sono più che altro rivolti all'esterno nell'ottica di quello che la nostra azienda persegue da sempre, quindi un confronto attivo con i propri stakeholder per cercare di portare valore condiviso. In ultimo volevo solo ricordarvi che tutto quello che avete visto oggi è presente proprio sul sito, sarà presente già da questa sera, quindi chi vuole vedere le presentazioni le trova questa sera. Invece pochi giorni dopo sarà presente anche il video complessivo di tutto l'evento di oggi, anche indicizzato, per cui chi vuole accedere a una sola fase avrà facilità per raggiungerla. Continuerà quindi così anche il nostro impegno come Racademy. Ringrazio ulteriormente i relatori per il convegno di oggi, ringraziamo anche il comitato scientifico che da sempre guida le attività di Racademy, ci permette di sviluppare questo tipo di iniziative. In particolare vorrei ringraziare Diera e l'Enterprise Crisis Management e la pianificazione strategica che hanno lavorato con noi per sviluppare i contenuti del workshop, il team della formazione che ha permesso la realizzazione del workshop e tutti i partecipanti. Vi ricordo che c'è un rinfresco all'esterno, quindi grazie ancora di aver partecipato. Buonasera. Thank you.